Ben ritrovati con le nuove news dal mondo della scuola. Apriamo l'edizione esprimendo cordoglio, sgomento e profonda tristezza per le numerose vittime dell'attentato del 17 agosto al centro di Barcellona, una strage che non trova spiegazioni. Raccolte a ridosso del Ferragosto circa 50.000 firme grazie a due petizioni mosse da insegnanti di ogni ordine e grado che chiedono da un lato stipendi equiparati a quelli dei colleghi europei e dall'altro equiparazione delle ore di lavoro e della paga tra tutti i docenti della scuola italiana, dall'infanzia all'università. Argomenti caldi destinati a far discutere, sui quali i docenti italiani chiedono l'attenzione del MIUR, ricordando che si tratta di una professione ad alto rischio di burnout e per la quale in Italia è riservato un pessimo trattamento economico, con aumenti stipendiali congelati dal 2010. Si discute sull'ipotesi che i sindacati ai prossimi tavoli contrattuali proporranno un aumento medio mensile per ogni singolo docente di circa 150 euro. Questo aumento si otterrebbe incrementando i fondi previsti nella legge di bilancio 2018 e apportando all'interno della voce stipendiale di ogni singolo docente la ripartizione anche dei 200 milioni per la valorizzazione del merito e i 400 della carta del docente, che comunque sono già previsti per ogni anno scolastico dalla tanto contrastata legge 107. L'onorevole Silvia Chimienti del Movimento 5 Stelle, sottolineando i fallimenti della legge 107, ribadisce la categorica opposizione rispetto alla chiamata diretta che rende i docenti uomini del dirigente e non più lavoratori della scuola. Dopo 3 anni di buona scuola, sostiene Chimienti, precariato e supplentite non sembrano aver avuto fine. È necessario pertanto utilizzare tutte le risorse a disposizione per la trasformazione dei posti in organico di diritto e assumere secondo il reale fabbisogno della scuola per poter garantire agli studenti professori fissi fin dai primi giorni di scuola. Pubblicate in questi giorni le graduatorie di istituto provvisorie in tutte le regioni d'Italia. I dati sembrano indicare graduatorie molto piene nelle città del nord e 3.668 cattedre di ruolo vacanti, circa 1.000 posti in più rispetto agli immessi in ruolo che saranno coperti da supplenti di seconda e terza fascia. Non mancano i reclami e i ricorsi da parte di tutti quei docenti che non hanno visualizzato nelle graduatorie il punteggio corretto. Forti polemiche in merito alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per la provincia di Napoli. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, già a partire dall'8 agosto, avrebbe reso disponibili sul proprio sito utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali, sia su posti comuni che di sostegno, senza prima pubblicare graduatorie provvisorie e definitive e senza l'indicazione del punteggio. Inoltre, sono state accordate assegnazioni provvisorie anche all'interno del comune di titolarità, andando contro quanto stabilito dalla mobilità annuale 2017-2018. Il coordinatore di Gilda Calabria, Antonino Tindiglia, denuncia ritardi sulle immissioni in ruolo del personale ATA e un taglio del personale del 50%. In molte scuole, afferma, non si riuscirà ad avere un numero sufficiente di collaboratori scolastici necessari a garantire neanche l'apertura dei plessi. Secondo il coordinatore, l'errore è stato di decentrare alle scuole molti servizi che prima erano espletati dalle sedi provinciali del MIUR. Il 17 agosto il MIUR ha inviato alle scuole la circolare operativa con le procedure e scadenze in materia di prevenzione vaccinale. Date e adempimenti sono stati comunicati ai DS, che provvederanno a dare le informazioni necessarie alle famiglie e al personale scolastico. In allegato è stato fornito modello di autodichiarazione per il personale scolastico e tabella per il controllo degli adempimenti. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.salute.gov/vaccini. Il circolo didattico Don Lorenzo Milani di Randazzo realizzerà una biblioteca innovativa per docenti, studenti, genitori della scuola e comunità locale, grazie al finanziamento ottenuto con il progetto Biblioteche Innovative. Da Randazzo, Rita Pagano, dirigente scolastica. Il circolo didattico Don Lorenzo Milani di Randazzo ha avuto l'opportunità del finanziamento della biblioteca innovativa e quindi avrà finanziato questo laboratorio creativo, un laboratorio
importante non solo per la scuola ma anche per tutta la città di Randazzo. Il bando era un bando del 2016 e abbiamo avuto la fortuna di essere inserite tra le prime scuole, le prime 500 scuole che avranno il finanziamento di 10.000 euro e per la provincia di Catania siamo tra le 10 scuole che avranno questa opportunità. E nella biblioteca innovativa chiaramente ci saranno degli strumenti e delle attrezzature digitali, quindi chiaramente reader, tablet, arredi modulari, che permetteranno di far nascere l'amore per la lettura sin dalla giovane età, quindi dalla scuola dell'infanzia, dai 3 anni in poi, fino ai 10 anni. E l'obiettivo da parte nostra è sicuramente quello di avvicinare i giovani alla lettura, quindi anche alla cultura, e permettere loro poi di continuare a nutrire questa passione da adulti e quindi riuscire a gustare anche poi il cartaceo, quello che riguarda il tradizionale. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi ricordiamo che potete rivedere i nostri servizi su gildatv.it. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo.